Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K e 60fps su PC. Mentre il piccolo Ori si stiracchia, vi racconto che nello scorso episodio eravamo arrivati al nostro hub centrale, che si nota anche abbastanza sulla mappa per la quantità di personaggi e cose che ci sono qui. Dovremmo esplorarlo ancora in realtà per la maggior parte perché abbiamo solo fatto il minimo indispensabile per quello che possiamo fare ora. Mentre adesso dobbiamo andare avanti, dobbiamo arrivare alla sorgente, eccola qua, per far ripartire il mulino, quindi senza ulteriori indugi andiamo. Intanto vi anticipo che siamo circa al 10% del gioco. Non siamo molto avanti, Pensate a tutto quello che abbiamo già fatto ed è solo il 10%. Quello che abbiamo già visto anche. E qui dobbiamo attraversare questo luogo pieno di spine, tutto in volo, lo facciamo così, ecco fatto. Di sopra non possiamo ancora andare purtroppo, ma tutti questi bozzoli blu tra poco li potremo utilizzare. Intanto abbiamo questa pianta che ci attacca con i proiettili che noi possiamo utilizzare per... Ops, no, sono morto. Sono morto, sì. Volevo dire, volevo andare lassù, esattamente, però a questo punto userò la pianta. Ecco fatto. Vai, sparatemi. Anzi, faccio a meno di avere i vostri spari, tanto qua si può passare tranquillamente. Però si potrebbe andare lassù. Proviamoci. Hop. Vediamo un po' cosa c'è qui. Su si può andare. C'è uno di questi mostriciattoli fastidiosissimi. Ecco fatto. E qua abbiamo una bella indicazione. Di qua si va per la vetta di Baur. Mentre a sinistra abbiamo la sorgente e i laghi di Luma. Direi di andare un attimo a vedere questa vetta di Baur. Un paesaggio innevato. E guardate che bella la luce. Cioè, ma come si fa a non pensare a un'opera d'arte magnifica guardando questo gioco? Si sente qualcuno russare? Il passaggio è bloccato da un orso gigante, su cui possiamo saltare anche sulla testa. E dite che si sveglia se gli diamo una martellata addosso. Peccato che non si possa, non si può... Non si può attaccare in questo punto. Mentre qui sì. Vediamo fino a dove si può fare. Ecco, qui no. Mentre qui sì. Beh, effettivamente... È comparso un Moki. Oh, ciao! Stai andando nel posto freddo? Io ci vado a raccogliere le vettabacche. O meglio, ci volevo andare, ma c'è un grosso orso addormentato che blocca la via. Ho cercato di svegliarlo solleticandogli il naso con un ciuffo d'erba, ma non ha funzionato. Forse l'erba non è abbastanza grande o non è abbastanza buona. Cioè, volevo dire, forse io non sono abbastanza grande. Mi ricordo che durante il mio primo gameplay avevo provato a colpirlo con il martello sul naso e si poteva fare questa cosa. Quindi magari l'hanno corretta, perché effettivamente non succedeva nulla ed era un po' strano. Cioè, sì, gli serve il ciuffo d'erba per svegliarsi, però con una martellata no. Con una martellata va bene. Qui abbiamo un minerale dei Gorlek. Con una martellata continua a dormire tranquillamente l'orso. Va bene. E possiamo andare avanti di qua. O meglio, no, non possiamo andare avanti di qua. Ho fatto una cavolata. Morirò. Morirò. Eh sì, morirò. Non dovevo scendere. Bisogna continuare ad andare di qua a sinistra. Come diceva per l'appunto il cartello. Fermo lì te, mostro. Ecco fatto, via. La sorgente è da questa parte. Mi dia un passaggio, grazie. Continuiamo. Eccolo lì, in sottofondo. Il mulino fermo. Cioè, in sottofondo, in background, nello sfondo. Ricordiamo questo posto. L'acqua dei laghi di Luma scorre qui, dando vita alla palude.
o scorreva prima del declino, prima che il mulino si fermasse. Poi abbiamo anche la nostra scimmia lì, il nostro Hofer. E abbiamo un discreto livello, davanti a noi. La sorgente. Missione aggiornata, esplora il mulino. Lo faremo. È proprio quello che vogliamo fare. E abbiamo un bel po' di mostri catturi che direi di uccidere per prendere molta esperienza. Dato che abbiamo anche l'amuleto che ci aumenta l'esperienza che danno i mostri quando vengono uccisi, quindi li farmiamo con piacere. E qui abbiamo Offer. Ciao di nuovo, spirito. Beh, ho deciso di trovare quella vecchia biblioteca. E ho saputo che vuoi riavvivare le ruote della sorgente. O meglio, riavviare, non ravvivare. Riavviare le ruote della sorgente, una nobile impresa. Temo però, questa porta potrebbe essere la fine di entrambi i nostri viaggi. Non cede. Cederà con noi. Perché noi sappiamo che andando qui sotto può fare qualcosa di interessante. Abbiamo distrutto quella sorta di bubbone che bloccava gli ingranaggi e la porta si è aperta. Guarda come entra felice la scimmia, va. Oppa. Aia. Niente, non ce l'ho fatta. Ho provato ad andare di sotto, ma non era cosa. Per tornare indietro da qua è un po' difficile, ma ci si può riuscire. Bisogna sfruttare il mostro qui. Ecco fatto. Non so se sia as intended quella cosa che ho fatto, ma comunque è andata. Più che altro, lì sotto nell'angolo qui, c'era un potenziamento dell'energia, se non ricordo male. Per quello ho provato ad andarci, ma non è andata, quindi non mi sembra il caso di fermarmi 3 ore a provare a fare quella cosa. Perché ora bisogna entrare nella sorgente. Abbiamo visto che Naru e Gumo stanno tentando di arrivare qui. Allora, di qua non possiamo andare, evidentemente. Quindi possiamo andare solo a destra. Pieno di muschio azzurro qui. Ah! Hanno iniziato a girare molto più velocemente di quello che mi aspettassi. Whee! Guardate come rimane attaccato Ori. E con questo possiamo darci una spinta molto più in alto. E arrivare anche lì. Ecco qua. Bisogna andare giù, bisogna prendere il tempo. Aia, non l'ho preso bene. Mannaggia me. E troviamo un frammento spina. Infligge danni ai nemici che colpiscono Ori. Non lo ritengo particolarmente utile. Ed ora però bisogna tornare su. Molto più facile di quello che sembra, eh. Ecco fatto. E si può proseguire dall'altra parte. Apriamo la mappa. Esattamente, di qui.
Eccoci qua. Si può andare quassù. E raggiungere quest'altro bubbone. Quello è un po' più pericoloso. Da salire. Da sfruttare. Esattamente, ho fatto la cavolata. Bello che l'ho anche detto. Qui bisogna calcolare meglio il tempo, perché tanto da qui hanno fatto in modo che si allargasse l'inquadratura per poterlo vedere e poterci saltare sopra quando è girato nella direzione giusta, tipo ora. Ecco fatto. Quello sotto lì è uno shortcut. Dalla parte in cui siamo noi è roccia, quindi non si può rompere. Mentre dall'altra parte è legno e si potrebbe rompere se riuscissimo ad arrivare dall'altra parte. Abbiamo un altro bubbone lì. Che ci converrà colpire così. Ecco fatto. Un Gorlek cattivo però. Guardate quanto forte dà i colpi, bisogna stare attenti. Effettivamente il nostro di Gorlek ce l'aveva detto, di stare attenti a quelli della sua specie. E qui un altro minerale dei Gorlek. Perfetto, mi curo. E si risale. Qui si può andare sfruttando questi bastoncini qui. Ecco fatto. Questa è ferma di ruota, dobbiamo metterla in moto. Possiamo usare questo per darci uno slancio e andare qui in alto. Ed ecco qui un altro bubbone. Aia! Attenti che vi danneggiano se li toccate. Ora queste due ruote si muovono, ma forse si è messa in moto anche l'altra che abbiamo lasciato indietro. Vediamo. Sì, esattamente. Possiamo sfruttarla per lanciarci in alto e attivare questa leva. Fa scendere l'acqua fetida. Mentre qui possiamo non ancora andare lì sopra per prendere quella sfera d'energia. Aia! Quanto andava veloce questo. Meglio curarsi, va. Oh no, una zanzara. Nemici pericolosissimi. Perfetto, dell'altra energia. Quella porta non è ancora aperta, quindi non si può uscire da qui. Dobbiamo proseguire. Un bello scoiattolone. Un altro Gorlek lì, attenti, eh. Guardate quanto danno fa il martello, fortissimo. E qui, finalmente, possiamo trovare una nuova abilità. Hai acquisito una nuova abilità. Premi LB nei pressi dei ganci o del muschio blu per trascinarti verso di loro. E con questa abilità Ori diventa Spider-Man. Qui sopra c'era un segretino. Ecco fatto così. Il raggio è molto ampio, eh. Vedete? Tutto ciò che è blu, cioè tutti i boccioli blu e il muschio blu. Li possiamo utilizzare come ganci ora. Ecco
Così. Ed apriamo anche questa porta. Prima però andiamo un attimo indietro a finire di esplorare questa parte, dato che abbiamo tolto l'acqua. Con il gancio sarà tutto più semplice. Qui sopra intanto abbiamo Lupo, infatti. Benvenuto al mulino della sorgente, il posto in cui nasce la freschezza. O meglio, nasceva. In passato avevo un po' di paura a disegnare questi grossi ingranaggi. Temevo che potessero improvvisamente riattivarsi. Ma sono fermi da così tanto tempo, come un lumacone addormentato, che per ora non c'è alcun pericolo. Probabilmente, beh, Lupo, non ti sei accorto che si sono riattivati, scusa. Ok, acquistiamo anche la mappa. Costa parecchio, tra l'altro, 225 punti esperienza. Però ne vale sempre la pena, come vi ho detto, acquistare la mappa. Tra l'altro, anche tutta questa zona è stata mappata e il nostro obiettivo è proprio qui sopra. Quando guardo quegli ingranaggi mi chiedo chi possa aver fatto tutto questo. Avevano delle mappe per esplorare una rete di passaggi così intricati e ingranaggi scricchiolanti? Devono averle avute, certo. Cosa darei per dare una sbirciatina a quelle antiche carte? Comunque il paesaggio cambia con il tempo e c'è sempre bisogno di nuove mappe. Bravo Lupo, ok? Nascondi un segreto tu dietro? No. Cattivo Lupo, cattivo! E si può scendere di nuovo. Andiamo un po' più velocemente qui, perché tanto bisogna solo tornare indietro. Ah! Prendere dei potenziamenti che ci siamo lasciati indietro, tipo questa. Poi possiamo andare qui sotto. Esattamente. Vediamo se si riesce a fare qualcosa, eh. Di qua. O sì che si riesce a fare qualcosa. Qui però è un problema, eh. Esatto, è un problemone. Ok, sono arrivato dall'altra parte. Fuori anche tu. Oh no, uno di questi. Ah, perfetto, l'ho spedito contro le spine. Meglio. Aia. Mannaggia. Ok, qua devo assolutamente mettermi. Non so se mettermi l'arco, perché intanto qua posso attivare questa leva. Ah, ok. Devo andare su più velocemente possibile. Per potermi aggrappare qui. Aia. Dannato. Ori. Perfetto. Una grandissima esperienza. E qui possiamo aprire lo shortcut. No, sono morto. Da dove mi fa ripartire? Da qua. Perfetto. Come vedete, i salvataggi automatici qui sono stati migliorati di molto. Altra esperienza per me. Voglio provare a distruggere quell'alveare, però mi sa che non ci riuscirò, vero? Andiamo di qua a vedere cosa c'è. Oh! Un altro frammento di vita. No! Ecco, volevo usare loro per andare su, esattamente. Ok, ed ora dobbiamo solamente tornare su. Non dovrebbe essere difficile grazie alla nostra nuova abilità. Vabbè, tu sei stronzo però, eh. Esatto. Che diamine. Ecco fatto, torniamo su. Andiamo lì. Hop. E abbiamo completato, credo forse al 100%, questa parte della mappa. No, ok, bisogna attivare anche questa in realtà. Bisognerebbe tornare ancora un po' più indietro, però ora direi che può bastare perché adesso usciamo.
Lì c'è Toc, ma ci parleremo nel prossimo episodio perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!